Sal salviamo il risultato, salviamo la grande prestazione di eredità, benediciamo quella traversa, ma poco di più. No, abbiamo fatto una buona partita su un campo secondo me molto difficile perché la Feral è una delle squadre importanti di questo campionato. E abbiamo tenuto bene il campo, certamente abbiamo sofferto un po', sapevamo che loro hanno, hanno, hanno grande qualità anche tecnica, però la squadra è rimasta sempre in partita e dopo il calcio di rigore loro ha avuto una bella reazione in 10 siamo andati diverse volte dentro l'area a prendere questo rigore e quindi alla fine devo dire che abbiamo sofferto però un bel punto meritato su un campo molto difficile quindi sono contento della prestazione Tanta difficoltà però a fare il gioco davanti si arrivano pochi palloni e con i pochi speso sporchi o comunque poco giocando. Eh sì, ma non è la prima volta queste cioè, difficoltà ci sono perché ci sono anche gli avversari che hanno grande qualità e che ti, ti prestano, vogliono vincere quindi devo dire che eh, nel, nel nostro processo di maturazione, la squadra è rimasta sempre dentro la partita ed è fondamentale. Ha fatto anche buone cose. È mancato un po' qualche guizzo davanti. Non eravamo proprio brillantissimi nei giocatori davanti, però calcola che abbiamo, hanno fatto un gran lavoro anche di ripiego. E quindi ci può stare. Ecco, qualche giocatore un po' più in ombra rispetto alle prestazioni precedenti, qualcun altro, appunto, come, come eredità, veramente molto sopra le. le la verità, lo sappiamo, è un portiere importante in questa categoria. Ma la difesa è stata anche pulita, ordinata: la linea difensiva sta, sta lavorando bene. Eh, e quando lavora bene anche il centrocampo in attacco, diciamo, riusciamo anche oggi. Abbiamo, li abbiamo contenuti, abbiamo concesso, secondo me, meno di, anche di altre partite eh, al cospetto, ripeto, di una squadra molto difficile che, ha valori, che ha valori importanti, di cui delle volte. Ci si dimentica, ma insomma ci stanno pure gli avversari che hanno i valori, hanno speso, hanno gente forte. Quindi è chiaro che quando vai fuori casa in una partita del genere si soffre, è normale. Il rigore per noi, però, si di Vallorca è un vero atterramento di Beh, lì c'è stato un, po un pochino di, di confusione. Non ho visto bene, come non ho visto bene anche il, il rigore loro. L'arbitro ha dato sia da una parte che dall'altra. È stato, è, stato sì, sì. è stato freddo mancuso a realizzarlo, sì, sì, sì. che non era facile. è stato validissimo, non abbia giocato all'inizio. Eh, però poi è entrato è entrato molto bene, di questo sono contento. quindi eh, Si è fatto trovare subito pronto, è entrato con il passo giusto. E ci sta, qualche avvicinamento ci sta, perché ci stanno poi anche gli allenamenti settimanali. Se qualcuno scende un po' di, 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 di condizione, è chiaro che c'è subito un altro pronto a rilevarlo. È normale. Ma ah, comunque porta bene. Però... <ride> ah, sì, è vero. Quando è entrato abbiamo sì, pareggiato. Si è riuscito a cercare di meno Bacinovic. Se non sbaglio, sì, mai, perché, se loro non marcato, eh, perché loro l'hanno marcato, se avete fatto caso, con il rombo l'hanno marcato praticamente a uomo e quindi dovevamo fare, a fine primo tempo poi abbiamo spiegato, dobbiamo fare qualche movimento diverso per poter eventualmente liberare gli altri. È chiaro che le squadre sanno che è la nostra fonte di gioco e l'hanno chiuso bene. Una Lombardia che porta bene alla Sambia, prima del suo arrivo la vittoria all'Umezzano, il pareggio a Mantova al suo debutto, oggi questo pareggio qui, insomma, piano piano questa, questa Sambia sta sta facendo bene, in questa regione poi ha trovato spesso partite buone. Sì, eh, io sono contento della prestazione di oggi perché abbiamo dato continuità ai risultati dopo due vittorie e quindi anche a livello di mentalità non abbiamo mollato niente e questo è molto importante per la nostra squadra che delle volte non era riuscita in, questo, in questa ottica a rimanere in gara e quindi adesso dobbiamo guardare la prossima partita, molto difficile, con una squadra altrettanto importante e quindi dare ancora continuità di risultato. prodotto un risultato utile doppiamente, perché in chiave playoff significa avere un vantaggio sul, sulla Feralpi Pisalo che dovrà fare un punto in più. Sì, ma adesso, come diceva ragazzi, sono tutte finali, tutte stanno con l'acqua alla gola, i punti servono a tutti, e quindi fare punti è difficile per tutti. E quindi eh, cogliere anche un risultato positivo fuori casa è sempre un'ottima un, un trasferta. un rammarico, cioè, perché oggi Caglioni... Non... Abbia fatto neanche un intervento importante. Eh, vabbè, però eh, ripeto, ci può stare che la squadra comunque non abbia avuto il guizzo giusto davanti, però so, ha tenuto bene il campo. Ci può stare quindi eh, ripeto, c'è anche la forza dell'avversario. Contro la regione, mancherà Sabatina. Sì, Sabatina, a parte che stava in difesa, sarebbe mancato uguale, eh, però abbiamo gente pronta che può.